La verità su Halloween. La Bibbia non parla di Halloween. Ad ogni modo, sia le antiche origini di Halloween, sia le usanze seguite nei nostri giorni, indicano che questa festa è basata su credenze errate riguardo ai morti e agli spiriti invisibili, i demoni. Halloween, storia e usanze. Samhain. Halloween affonda le radici in questa antica festa pagana celebrata dai Celti oltre 2000 anni fa, dice la World Book Encyclopedia. I Celti credevano che in questo periodo i morti si aggirassero fra i viventi. Durante il periodo di Samhain, i vivi potevano stare insieme ai morti. La Bibbia però insegna in maniera chiara che i morti non sono consci di nulla. Perciò non possono entrare in contatto con chi è in vita. Maschere, dolci e dolcette scherzetto. Un libro sull'argomento spiega che tra i Celti c'era chi si travestiva da demonio pensando che, se si fosse imbattuto negli spiriti, questi lo avrebbero scambiato per uno di loro e lo avrebbero lasciato in pace. Altri offrivano dolci agli spiriti per placarli. Nell'Europa medievale, il clero cattolico adottò varie usanze pagane e spinse i fedeli ad andare mascherati per le case a chiedere piccoli doni. La Bibbia, però, non ammette che l'adorazione di Dio venga mischiata con false pratiche religiose. Fantasmi, vampiri, lupi mannari, streghe e zombie. Queste figure sono associate da molto tempo al mondo degli spiriti malvagi. La Bibbia indica chiaramente che dovremmo opporci alle forze spiritiche anziché festeggiare insieme a loro. Zucche. Durante il Medioevo, nei paesi anglosassoni, i questanti andavano di porta in porta a chiedere cibo in cambio di una preghiera per i morti, portando con sé lanterne ricavate da rape svuotate contenenti una candela, simbolo dell'anima imprigionata nel purgatorio. Altri sostengono che le lanterne fossero utilizzate per scacciare gli spiriti. Durante il XIX secolo, nel Nord America le rape furono sostituite da zucche, più facili da reperire e intagliare. Le credenze su cui poggia questa usanza, immortalità dell'anima, purgatorio e preghiere per i morti, non hanno un fondamento biblico. La Bibbia dà questo avvertimento: non si trovi in mezzo a te né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti. Anche se per alcuni tutto ciò che ruota intorno ad Halloween è solo un'innocua forma di divertimento, la Bibbia è di tutt'altro avviso. In 1 Corinti 10, 20 e 21 infatti si legge: «Non voglio che voi entrate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni». Se vuoi saperne di più, in descrizione c'è un link più dettagliato sull'argomento.